dopo la premiazione che è stata fatta per i ragazzi delle scuole del circolo, non solo hanno partecipato i ragazzi delle scuole locali, ma hanno partecipato i ragazzi di tutto il circolo. Quindi dopo la premiazione di questi bravissimi ragazzi e delle loro insegnanti che hanno affiancato e hanno dato importanza a questa manifestazione, passiamo alla premiazione di artisti un pochino più con la A maiuscola, artisti che già hanno partecipato l'anno scorso, gli anni passati alle precedenti manifestazioni, edizione, grazie dell'aiuto, e a i nuovi artisti che non partecipano, non sono in concorso, ma che artisti affermati che hanno voluto esporre le loro opere. Mi permetto di rubarvi ancora 2 minuti per ringraziare, così come ho fatto prima, tutte le persone, tutti gli attori che hanno portato e hanno creduto in questa manifestazione e che hanno dato vita a questo pomeriggio. Vorrei, prima di lasciare la parola alle rappresentanti dell'associazione Muove San Giusto, che è una degli attori, lasciare la parola alla signora Laura, che ci dirà 2 parole su quel personaggio che è il nostro mecenate, che grazie al quale noi abbiamo potuto portare avanti questa terza edizione di Premio San Giusto. Grazie. Allora, penso che abbiate già capito tutti chi è il mecenate, il mio papà. Mio papà, che ha più di 97 anni, a ottobre ne farà 98, e credo che sia tra le persone più anziane di San Giusto, non so bene. Sì, sì, ormai è il secondo, credo. Ecco, quindi anch'io non sono più giovanissima e ho fatto studi d'arte ai tempi della mia gioventù, e a lui è rimasta un pochino questa passione, quindi in questi anni ha deciso di mantenersi attivo e di seguire questo tipo di attività, Premio San Giusto. Quindi io vi ringrazio di aver partecipato, avete fatto cose bellissime e vi saluto. Per ricordare a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'acquisire la bellezza e curare quello che è il bello. In questi giorni, a pochi giorni da quella che è un momento, una celebrazione importante, i 31 anni della strage di Capaci, mi sono venute in mente le parole di Peppino Impastato, che era un giornalista che è stato ucciso dalla mafia, il cui corpo è stato trovato il giorno stesso in cui è stato trovato il corpo di Aldo Moro. In ogni caso, Peppino Impastato ha detto questa cosa: se si insegnasse la bellezza alla gente, le si darebbe un'arma contro l'indifferenza, contro la paura, contro l'omertà. E queste parole in questi giorni mi stanno girando dentro e mi fanno pensare a quanto è stato bello questo momento in cui noi stiamo cercando di insegnare la bellezza alle persone. E quindi voglio ancora ringraziare veramente di cuore il nostro mecenate, a cui attribuiamo. Io sono portavoce dell'associazione Muovi San Giusto, mi chiamo Boggio Giorgia, quindi con il sindaco che è Boggio Giosi,
già delle confusioni, vuol dire che siamo di San Giusto proprio tutte e due. In ogni caso, sapevo già che finiva così con me come presentatrice, quindi prendete così come viene. Abbraccio. Quella che è vicino a me è la presidente di Muovi San Giusto, Francesca Bellini. Noi tutte, diciamo, abbiamo incluso questo impegno nella nostra vita quotidiana. Lei è diventata mamma da poco, la bimba ha un anno, quindi in mezzo, ecco, quale bellezza assoluta, per esempio, ha nella sua bimba, e quindi ha comunque dedicato del tempo per portare avanti questa iniziativa. Allora, intanto è stata, secondo noi, un'ottima occasione la condivisione con la Proloco, perché abbiamo unito gli sforzi e abbiamo fatto da sponda, secondo me, uno all'altro. Quindi noi sicuramente abbiamo acquisito un grande pubblico che è venuto per le opere dei ragazzi e sicuramente ha apprezzato in contemporanea anche le opere degli artisti più adulti. E viceversa, il nostro pubblico ha potuto apprezzare quella degli artisti in erba. Allora, i visitatori avevano una scheda divisa in due per votare le opere del premio San Giusto e avevano la scheda per le opere in concorso e le opere fuori concorso. La risultanza è stata che intanto hanno votato le opere fuori concorso ben 372 persone e hanno votato le opere in concorso 395 persone. Ok? Quindi è stato un bel risultato, e questo risultato ha consentito anche di avere una classifica molto netta, soprattutto nelle prime posizioni, perché chiaramente, essendoci dei numeri importanti, si è delineata ben bene. Passiamo al rulli di tamburi, ci sono? C'è qualcuno che vuole battere sulle sedie in qualche maniera? Allora, noi partiremmo prima dalle opere fuori concorso, dove, partendo dal terzo classificato, vogliamo dare riconoscimento all'artista Ezio Francescotti con 37 voti. Francesca dice che non vuole dire niente, però un attimo ve la passo, dai. No, vabbè, io volevo solo ringraziare tutti quanti per aver partecipato e spero che vi sia piaciuta. Buongiorno. La vostra organizzazione. Buongiorno. Grazie di essere qua. Ha finito le mani. Ok, allora, Ezio Francescotti per la partecipazione con le sue opere fuori concorso, perché ahimè l'età mi sa che l'abbiamo superata, vero? No, non è questione di età. No. Perché sono piccolo. Ah, ecco, è quello che ci ha ingannato allora. Perfetto, grazie per la partecipazione. Grazie. Allora, il premio, la partecipazione per le opere fuori concorso, il secondo posto va a Matteo Germano con 67 voti. Grazie mille. Passiamo ora alla prima classificata delle opere fuori concorso, Vincenza Vanessa Di Mario con 77 voti. Brava. Allora, questo è un piccolo riconoscimento. Voglio solo spiegare come è avvenuta la presentazione, la votazione per le opere fuori concorso. Ogni artista poteva portare quante opere voleva. Lei, oltre all'opera in concorso, ne ha presentate altre tre? Quattro? Ok. Allora, la votazione è avvenuta sommando i voti che ciascuna opera ha raccolto. Nell'opera che abbiamo scritto qua, che è Vintage Escape, è la sua opera fuori concorso che ha avuto maggiori voti.
se ci vuoi spiegare un attimo chi sei artisticamente e per esempio Vintage Escape come è nata, che rappresenta la 500, esatto, giusto? Esatto. Prego. Aiuto. Dai, dai. Niente, la maggior parte delle mie opere arrivano per caso, durante passeggiate, momenti riflessivi, momenti di rabbia, non so, praticamente un po' alla Forrest Gump, giro e magari mi colpisce uno scorcio, un posto familiare. Quest'opera era stata realizzata delle prime passeggiate post-Covid, dove anche, diciamo, un parcheggio abbandonato andava benissimo. Sembrava, esatto, il Louvre. E niente, mi ha colpito lo scorcio e questa street art moderna con il ritorno al passato, che si sposavano abbastanza bene. Senza, diciamo, grosse spiegazioni ho voluto rappresentarlo. Ecco, però passate a vederla, è lì nel primo pannello, ed è quella con la 500 targata Savona, esatto, perché coperta dal telo, e quindi così potete apprezzarla a tutti. Grazie. Sì, avete voglia di fare ancora un ritorno, così sì. Facciamo una foto? Adesso? Sì, sì, adesso. No. Cogli l'attimo, quindi... Ritorno alla forestia. Esatto. Bene. Ne manca uno. Tutti e due. Ezio, sì, Matteo, qua. Vieni pure. Sì, sì, sì. Ezio, ce l'abbiamo ancora? Io. Grazie. Vicino una piccola. Per non stimolare. Venitevi, stringetevi. Fermi. Dobbiamo ridere. Meglio ridere che piangere, no? Quindi, grazie. Grazie ancora. Sì, dopo diamo gli attestati di partecipazione anche a tutti gli altri. Così almeno li facciamo... Ora possiamo passare invece alle opere in concorso, dove ovviamente era stringente il fatto che l'artista avesse l'età richiesta dalla partecipazione al concorso stesso. Allora, iniziamo anche in questo caso. Ecco, qui la votazione è stata più semplice perché una era l'opera che un artista poteva mettere in concorso, quindi la classifica si è delineata semplicemente con i voti attribuiti a quell'opera. Allora, terzo classificato del premio San Giusto 2023 va a Francesca Bucci . Pensare mica che ti di sfuggire, vuoi presentarti? Dai, artisticamente parlando. Dai. Io studio pittura all'Accademia di Belle Arti e niente, questo... Racconta che opera hai presentato qua. Ho presentato un'opera molto importante per me che si chiama Tradizioni e parla della mia famiglia e delle origini della mia famiglia e volevo mostrare quello che erano appunto le mie radici e onorarle in qualche modo. E niente, volevo ringraziare i miei amici che sono venuti tutti a fare il tipo e la mia famiglia. Brava. Grazie anche alla successione. Comunque la sua opera, se non sbaglio, Francesca, è proprio quella, sì, lì davanti, vero? Sì, sì. Con mamma e nonna? No, nonna e so. Nonna e bisnonna? Sì. Ok. Benissimo. Passiamo al secondo classificato, premio San Giusto 2023, va a Virginia Martinelli. Non pervenuta? Ci sono io. Virginia. È mia figlia. Ah beh.
non c'è. Vabbè. Se volete posso, posso supplire. Dobbiamo addobbarci in qualche maniera. No, però... Venga, venga. Io risiedo qui. Beh, tanto potrà pur raccontarci qualcosa della figlia, no? Qualcosina. E allora? Diciamo che l'accettiamo. Quanto tempo avete? No, zero. No, chiedevo. No, lo immaginavo che potesse non esserci. Ma mia figliola, da quando era piccina, è andata così, ha cominciato col fimo, con altre cose, sempre a disegnare, fare, disfare, a costruire. No. Questo disegno io lo conoscevo perché l'ha fatto quando era a scuola, ha fatto la liceo artistica, adesso sta facendo la scuola di restauro, veneria, l'arte. E leggendo nella descrizione si parla di dolore e gioia, di... e l'ha fatto dopo che purtroppo ha perso la mamma pochi mesi prima, e quindi ha qualcosa veramente di veramente profondo questo disegno, che non sapevo neanche io, l'ho scoperto oggi. Questa cosa, tra l'altro, aveva già partecipato nella mia 19, sì, con un altro disegno. Grazie a tutti. Grazie. E allora, rullo di tamburi, vabbè. Quindi, primo classificato, premio San Giusto 2023, va a Matteo Germano. Sì, sì. Complimenti. Grazie. Grazie. Allora, l'opera si intitola Deep Blue, e quindi Matteo adesso ci spiega chi è, perché ha fatto quell'opera. Allora, semplicemente il mio lavoro è basato su una ricerca naturale, in particolare sul tema del colore. Quindi è tutta una ricerca che ho fatto a livello anche tecnico-artistico, perché è molti anni che dipingo ad olio, che è una tecnica molto complessa da imparare, con diverse tecniche, ci sono diverse modalità. E in particolare ho scelto di rappresentare i soggetti di madre natura, perché sono quelli che assolutamente rispecchiano quello che è la mia passione, cioè il colore. Ce la vuoi presentare quell'opera? Sì, l'opera è lo squalo che c'è all'ingresso, che ha una prospettiva particolare, che serve appunto per colpire un po' lo spettatore, perché c'è il costruito dietro di prospettiva. In effetti ci ha detto che dovevamo appenderla sul soffitto, così. Beh. E quindi voi dovevate coricarvi per terra e guardarla in questa maniera. Abbiamo detto proprio così non riusciamo. Sì, l'avevo pensata con una collocazione, diciamo, un po' fuori dal comune, che era appunto quella della visuale dall'alto al basso. Bene, grazie. Evidentemente è stata apprezzata anche in una posizione diversa, quindi è andata di lusso, insomma. Facciamo le foto. Bene. Anche con gli altri? Sì, anche con col papà di Virginia, non so se sia il caso. Sì. Sì, per i giornalisti precisate solo che non è Virginia. Virginia. Ma posso stare qui accanto alla sindaca, perché sennò è LGBTQ5R. Sì, ecco. Grazie. Prego. Ora vorremmo consegnare gli attestati di partecipazione di questa edizione. Sono assolutamente in ordine casuale, e se sono presenti gli artisti, volentieri venite a ritirarlo. Francesca, vai. Ok. Sofia, Fresio. Jessica Iannello. Grazie.
Giulia Osella. Andrea Millano. Stefania Bronda. Edoardo Sprocati. Irina Aureli. Sabrina Vitanza. Grazie. Buonasera. Con piacere. Grazie. Una alla volta. Grazie. Faccio che fermarsi qua perché visto che eravate parecchi, che ci avete attesi, facciamo una foto tutti insieme. Avete voglia di ritornare? Sì, come Massimo. Se c'è qualcuno che vuol fare come da pallone, io no, perché mi servo. Bene, no, va anche bene. Manca ancora qualcuno. Dobbiamo stringerci, dai. Signora Sabrina, mi sembra. Sabrina? Sì, Sabrina è là. Dai, dai, ancora un piccolo sforzo. Ma che non siamo a concorso, no? Ci siamo qua, siamo tutti uniti. Sì, sì. Certo. Stringetevi. No, dobbiamo stringerci, esatto. Perché altrimenti non. Ok. Brave, nuove leve. Che hanno parole di ginocchio tutte e due intere. Guardate di qua. Grazie. Grazie. Allora, per gli artisti presenti, se hanno piacere di ritirare la loro opera già adesso, chiaramente è possibile, altrimenti potranno ritirarla da me. Sì. Allora, può essere ritirata poi presso lo studio Boggio in Viale Garimonda numero 14, dove alcuni di voi già le avevano portate, quindi vedete come fatta, per noi non c'è problema. Buonasera a tutti e grazie per aver partecipato.